Amici di Tele Ischia, ben ritrovati con la prima edizione del nostro telegiornale. Iniziamo subito dai fatti di cronaca, perché circa 300 persone in una piazza allestita per ospitarne fino a 2000 si sono dati appuntamento a Scampia ieri per i funerali delle tre vittime del crollo del ballatoio della Vela Celeste. Momenti di commozione oltre allo strazio dei parenti all'arrivo dei feretri. Una donna è stata anche colta da malore e portata via a braccio. Vediamo il servizio. Oggi è una giornata di grande dolore, di grande cordoglio e di partecipazione di tutta la città a questa grande tragedia. Siamo ovviamente vicini alle famiglie, vicini ai feriti che sono ancora in ospedale, però credo che oggi a fianco al cordoglio c'è l'impegno rinnovato di risolvere definitivamente un problema che qui da più di 40 anni e dare una prospettiva certa alle famiglie che vivono oggi nelle vele e che debbono avere, in base al piano che noi stiamo realizzando, una soluzione abitativa dignitosa e definitiva. E noi abbiamo chiesto disponibilità sia alle strutture ricettive, sia in città che in provincia, alle strutture religiose, oltre che abbiamo deliberato un contributo di autonoma sistemazione che può consentire alle persone anche autonomamente di trovare una sistemazione anche presso familiari, parenti, amici. Le lacrime di queste famiglie segnate da queste morti assurde e improvvise si mescolano con le stesse lacrime di Gesù. La sistemazione alberghiera può essere sostenibile per un periodo limitato, poi è chiaro che ci vuole una sistemazione abitativa in una casa che garantisca alle persone poi di avere una vita normale. Abbiamo stanziato fino a fine anno 1 milione perché noi insomma, abbiamo un appostamento per annualità, poi se serve ovviamente ci sarà una proroga con uno stanziamento successivo. Noi seguiamo le regole della protezione civile, quelle che vengono utilizzate in tutta Italia, quindi a seconda del nucleo familiare varia nel caso di un singolo da 400 euro, nel caso di una famiglia più articolata 900 euro. La situazione dell'università va risolta il più presto possibile, ovviamente dando ovviamente una prospettiva diciamo, di serenità e di sistemazione dignitosa e decorosa a tutti. Quindi io mi auguro che nel giro di due settimane si possa risolvere il problema per tutti. Il consigliere di minoranza del comune di Forio, Vito Iacono, è particolarmente critico con l'amministrazione comunale per le ultime scelte fatte a Forio, dove espropriano terreni per fare parchi urbani invece di parcheggi, e poi la pedonalizzazione della Chiaia stigmatizza Iacono. Per favorire una migliore vivibilità di un'area e di un paese servono infrastrutture e servizi, non atti di imperio. La pedonalizzazione della Chiaia è l'ennesima sperimentazione sulla pelle dei cittadini residenti, soprattutto per le fasce più deboli, è solo l'ennesima violenza che risponde a ben altre logiche, come per il senso unico di via Baiola. E poi sono evidenti i disagi per la circolazione che interessa tutto il resto del paese e dell'isola e l'insopportabile impegno al quale sono chiamati i vigili urbani. Senza polemiche e propaganda, cambiate idea e fatelo subito. Sulla questione dei trasporti marittimi sotto accusa nel Golfo di Napoli per le condizioni di sicurezza a bordo dei natanti troppo spesso vetusti, interviene l'assessore regionale al turismo Felice Casucci. Sia il pubblico che il privato devono fare la loro parte per garantire un servizio ottimale e all'altezza sia ai residenti che ai turisti. Ascoltiamo. Come poter rappresentare un trasporto marittimo all'avanguardia per un'isola che accampa per le tesi di voler ritornare ad essere la regina dell'economia e del turismo della regione, perché no anche ad altri livelli?
Come? È una bella domanda, perché questo richiede innanzitutto un dialogo leale e strutturato lealmente tra la parte pubblica e quella privata, perché diciamoci con franchezza che quando la parte privata è particolarmente forte, come quella delle compagnie di navigazione, che adesso hanno avuto in concessione la nuova struttura della stazione marittima del Beverello, oggi è venuta proprio oggi la consegna, è evidente che la parte pubblica deve svolgere il proprio ruolo. Oggi c'è stata la consegna, ancora non ci sono le biglietterie, devono organizzarsi, non c'è il bar, ci sono tutta una serie di cose che vanno tarate, i lavori riguardano una struttura che ha delle caratteristiche sicuramente rilevanti, ma anche delle caratteristiche che devono essere migliorate, quindi occorre un dialogo strutturato. Io convocherò nei prossimi giorni una riunione su questo argomento. E poi occorre una logistica che sia il più possibile gestita in una logica di libero mercato, perché solo la competizione crea qualità sui servizi. Quando ci si sente oligopolisti, in qualche modo convinti che il proprio orticello è a tutela non solo di se stessi ma anche degli altri, si finisce per confondere l'interesse privato con quello pubblico, e il pubblico deve fare la sua parte, il pubblico deve svolgere una funzione di garanzia di competitività, il privato deve fare la sua parte e deve garantire la responsabilità del servizio in termini di tutela del consumatore turistico, in particolar modo del consumatore turistico straniero, oltre che dei residenti. Quale futuro per il turismo sull'isola? Per i commercianti di Casa Micciola è importante la destagionalizzazione, per questo spetta ai sindaci sedersi attorno ad un tavolo e tracciare la linea. Ascoltiamo. Parliamo anche di destagionalizzazione, come mantenere un po' di turismo, non tutto, ma almeno un po' di turismo tutto l'anno. Allora, mantenere il turismo tutto l'anno non è facile, ma non è nemmeno difficilissimo. La cosa auspicabile sarebbe, cosa che non succederà, far sedere i sei sindaci ad un unico tavolo, risolvere i problemi della viabilità. Non è possibile che io prendo un taxi a Ischia e quello a Casa Micciola non può ricaricare per tornare ad Ischia. Non è possibile che ci siano sei ditte che fanno i ticket per quanto riguarda i parcheggi. Cioè, ci stanno un sacco di cose che sono sovraccomunali, che è anche ora oggi di prendere una decisione e di, non dico di fare il comune unico, perché è impensabile, che nessuno vuole lasciare il posto, ma almeno fare un ente sovraccomunale che riesca a risolvere i problemi che sono comuni a tutta l'isola, perché altrimenti moriamo. Poi Casa Micciola dovrebbe puntare sulle terme, perché siamo Casa Micciola Terme, l'unico che è il primo ad aver avuto la qualifica di termale, quindi noi abbiamo le terme. Purtroppo la zona termale è ferma, speriamo che riprendano il progetto di Fuscas, che vuol fare dei bagni termali alla Rita e far ripartire Piazza Bagni. E questa è una bella domanda: se non riusciamo a tenere gli alberghi aperti, che qualcuno vuol venire, magari sarebbe importante tenere gli alberghi, soprattutto quelli che hanno i centri termali, tenerli aperti e pubblicizzare un po' di più, organizzare magari qualche evento, non solo a Natale, non so, magari a novembre oppure a gennaio, a febbraio. Io mi ricordo che nel passato ho sempre lodato l'iniziativa, specialmente quella del comune di Forio, che quando c'erano le fiere turistiche in Germania marcava una presenza consistente, portando anche addirittura la banda musicale, facevano dei tipi di e questi sono i tipi di iniziative che dovremmo cercare di porre in essere durante l'inverno, per non fare la prossima estate uguale a questa qua. Casa Micciola ricorda la signorina Giuseppina Morgera, 50 anni dalla scomparsa, la donna nipote del parroco venerabile Don Giuseppe Morgera, che donò il terreno dove è stata edificata la casa di riposo. Una donna figlia spirituale di Padre Pio, sicuramente in odore di santità per la sua fede. Il commento di Luciano Castaldi, ascoltiamo. Le grandi figure che hanno segnato la vita di un popolo, Casa Micciola nello specifico, la signorina Giuseppina Morgera. Luciano Castaldi, perché è importante ricordare questa figura per le giovani generazioni, ecco, facendo questo tuffo nel passato, perché oggi è ancora presente questa storia? È importante nella nostra epoca
caratterizzata dalla sostituzione più che dalla successione degli eventi. Oggi noi abbiamo la presunzione di poter rappresentare sempre nuovi inizi. In realtà noi siamo eredi di grandi storie. Giuseppina Morgera con il parroco Morgera sono l'occasione, grazie al parroco Don Gino Ballirano che ci ha offerto la possibilità di poter rispolverare questa memoria, rappresentano l'occasione per rinsaldare il legame, come dicevi, tra un popolo, i suoi luoghi, la sua storia, ecco, queste pietre, le sue devozioni, la sua tradizione, anche l'occasione per rivalorizzare, diciamo così, l'aspetto più vero e autentico del cattolicesimo, questa doppia dimensione verticale, quindi gli occhi verso il cielo, ma anche orizzontale con i grandi esempi che ci hanno fornito in termini, ecco, di opere sociali, di assistenza ai bisognosi, agli anziani, molto, proprio oggi così bistrattati e abbandonati. Quindi una grande occasione per, ecco, recuperare la memoria storica e vivere in maniera più saggia il nostro presente. La situazione della sanità procida è ancora lontana dal raggiungere i livelli di accettabilità, lo sostiene il consigliere di minoranza Luigi Muro, che racconta l'episodio che lo ha visto da avvocato patrocinare la causa di un paziente che poi è deceduto. Il servizio. Avvocato, diciamo che la madre di tutti i problemi resta quello della sanità per Procida. A che punto siamo arrivati e che autunno-inverno sarà? Allora, per quanto riguarda, abbiamo due fronti, il fronte dell'ospedale, chiamolo così, e il fronte del territorio. In entrambe le realtà siamo veramente, abbiamo fatto passi indietro mostruosi, l'ospedale c'era stato addirittura tolto. Poi abbiamo vinto, è noto ormai, il ricorso al TAR, non voglio ripetere, eccetera, eccetera. Adesso stiamo facendo il giudizio di ottemperanza, cioè il TAR ha intimato più volte all'ASL, prima di nominare un commissario, di rispettare la sentenza. A settembre, pare il 18, ci sarà l'udienza e spero che vada bene. Ripeto, questi non sono problemi che si risolvono con le cause, ma siamo stati costretti a fare una causa per supplire all'assenza totale della politica. Poi c'è il territorio, anche il territorio si regge sullo sforzo di poche persone che sono anche encomiabili perché si impegnano, sostituiscono eccetera, ma non può essere così. Lì manca secondo me proprio una sensibilità, diciamo, in terraferma nei confronti di Procida, storica, voglio dire, acuita dall'incapacità dei nostri amministratori di portare a casa il benché minimo risultato. A ciò si aggiunge il fatto di dover trasportare i casi gravi in terraferma. D'accordo all'elicottero, però ogni tanto leggiamo che l'idroambulanza mo c'è, mo non c'è. Guardi, le voglio dire un fatto senza fare nome. Proprio in questi giorni, come attività professionale, abbiamo vinto una causa perché un povero concittadino un anno fa è deceduto e la consulenza tecnica ha attestato che è deceduto per colpa della carenza organizzativa dell'ASL e della Regione nell'affrontare questi temi. Per esempio, l'hanno mandato a fare, dopo 9 ore che stava a Procida, l'hanno mandato a fare un TAC in un posto che non aveva la TAC. Poi di lì l'hanno, cioè voglio dire, questo è solo un esempio per dire che i problemi delle isole, il trasporto è inevitabile che avvenga come debba avvenire. Ma la motovedetta, abbiamo fatto 20 annunci e non ne parliamo e siamo nel ridicolo. L'eliporto funziona, però poi deve funzionare con una rete, diciamo così, che a terraferma sia efficace. E questo è un problema, diciamo, che non dipende solo dal comune, dipende da un insieme di realtà. Restiamo a Procida e restiamo anche nell'ambito del consigliere Luigi Muro, perché sui propri profili social ha voluto dire la sua per quanto riguarda la festività della Sagra del Mare con un post su Facebook che vedete proprio ora, ennesimo flop, inizia così il post: anche la Sagra del Mare perde la sua identità e rischia una triste fine. La frase poi conclusiva del post è breve però ricca di significato, ovvero: povera Procida. Il commento via social ha portato tanti commenti simili al pensiero del consigliere, raccontando cosa non è andato. Al Molo Beverello apre la nuova stazione marittima, ma solo in parte. Attualmente è fruibile il sottopasso per accedere agli imbarchi, mentre restano chiuse le biglietterie, la terrazza e gli ingressi esterni. Un primo passo, ma non senza polemiche, per la richiesta di aprire l'intero impianto al più presto. Ascoltiamo.
La nuova stazione del Molo Beverello, utile agli imbarchi sugli aliscafi, è stata aperta al pubblico, un investimento di circa 20 milioni di euro che finalmente vede la luce. I lavori sono terminati lo scorso maggio ed ora la gestione è in capo al consorzio Beverello SRL, composto in quote paritarie da Caremar, Snav, NLG e Alilauro. Non mancano però le polemiche. La nuova stazione del Beverello è fruibile al momento solo nella parte sottostante dedicata agli imbarchi, dove però le biglietterie sono ancora chiuse. In pratica i titoli di viaggio si continuano ad acquistare presso gli attuali container e poi si accede al sottopasso. L'obiettivo è aprire le nuove biglietterie a settembre per evitare intoppi di rodaggio in questo periodo di grande afflusso. Ad essere chiusi sono anche gli ingressi esterni alla nuova stazione del Beverello lato via Acton e la terrazza che regala una bellissima vista sul golfo. In sintesi, ora l'unica parte fruibile è quella dedicata esclusivamente agli imbarchi, dotata di aria condizionata, panchine ed anche reperti archeologici in bella vista rinvenuti durante gli scavi. Sicuramente un primo passo, ma ancora poco rispetto agli obiettivi finali del nuovo corso del Molo Beverello, dopo fasi di realizzazione a dir poco travagliate, prima lo stop dei lavori nel 2020 per il Covid e poi nel 2021 quando con gli scavi vennero ritrovati i resti del Molo Borbonico. Sul posto si è recato anche il deputato dei Verdi Francesco Emilio Borrelli, dando merito all'autorità portuale di aver sbloccato lavori annosi e chiedendo ai gestori della struttura di renderla fruibile integralmente al più presto. Ad aver seguito negli ultimi anni l'andamento dei lavori cercando di velocizzare le operazioni nei momenti di stop è stato il presidente dell'autorità di sistema portuale del Tirreno centrale Andrea Annunziata, che sottolinea l'importanza della struttura ed afferma che i tempi di consegna sono stati rispettati garantendo la funzionalità dell'impianto e che ora la gestione è nelle mani degli armatori locali. Apriamo la pagina sportiva perché si è concluso ieri sera il torneo Memoria all'Antonio Lubrano dedicato alla memoria del 26enne scomparso lo scorso 7 gennaio. Ad aggiudicarsi la vittoria del torneo sono i Crateca, che hanno battuto in finale 9-5 i Forio de Janeiro. Vediamo la sintesi. Tra poco ci divertiamo, anzi ci divertiamo ora, perché è iniziata la finale del torneo Memoria all'Antonio Lubrano tra Crateca e Forio de Janeiro. Siano vicino per un'eventuale conclusione e infatti la sfera è per il 9, che però studia e serve Di Iorio con la punta il 5, da calcetto vero e proprio questo gol, sotto all'incrocio dei pali si sblocca la finale con un gol bellissimo. Siano chiuso e allora Borrelli, scivola Castagna, Borrelli non perdona il 17 sullo scivolone da parte di Castagna, Borrelli supera buono 1-1, ritornano in partita i Forio de Janeiro. Chiuso però da Patalano, arriva entro Di Meglio a dare nuovo ossigeno, Siano! Il 9 se lo inventa sul recupero dietro di Di Meglio, dribbling e mancino, 2-1 alla fine. Di Iorio deve andare nel disimpegno, tocco per Di Meglio che apre da Siano, che bel disimpegno dei Crateca, tocco per Filosa che inventa, entro Di Meglio verso Siano, come gioca questa squadra Crateca, favolosi. Con la corpo a corpo, crossa Giovanni Di Meglio, arriva perfetto per il tap-in 3-2, poi il tocco Giovanni Di Meglio, scarico Colella, buono paratona, poi Anthony Di Meglio non ha spazio e Patalano fa 3-3. Una risposta, poi Filosa passa, dove è passato il 99 che punta, poi cede Castagna con un gol bellissimo. È un 2 contro 2, Filosa, altro passaggio, Castagna! Che gol! Che apre Borrelli, destro! Che cosa sta inventando Borrelli? Per il secondo tempo che è incominciato questo momento, Giovanni Filosa. Intanto Anthony Di Meglio! Intanto lancio per Castagna, controllo delizioso di Castagna! Tripletta personale, 7-4, Curcio chiude, Borrelli per il 7-5, ora Castagna punta sul destro, è passato, un mostro Castagna, 4 gol per lui e arriva Siano che calcia, 9-5.
E arriva uno, arriva due e arriva tre. Il direttore di gara dice che può passare così. Vince la finale e vince il torneo Memorial Antonio Lubrano e Crateca. Ci spostiamo al ritiro dell'Ischia Calcio perché ieri si è concluso il primo giorno di ritiro in Bastia Umbra. La giornata si è svolta prima con un incontro con Lello Carlino, che ha parlato con la squadra, come vedete proprio dall'immagine, motivandola per la stagione che sta per incominciare. La squadra poi ha svolto dei test aerobici in mattinata sotto la guida del prof Sarno, mentre nel pomeriggio prima seduta tecnico-tattica agli ordini di mister Corino in attesa dell'arrivo di mister Buonocore. David Musella sarà il nuovo allenatore dell'Under 12 regionale e collaboratore dell'Under 18 nazionale della Pro Vercelli. L'ex portiere di Ischia e Forio, tra le altre, da un po' di tempo ha intrapreso questa sua nuova avventura da allenatore. Grazie all'aiuto di mister Mimmo Salatiello è riuscito a compiere un passo importante per la sua nuova carriera. Tra i ringraziamenti generali scritti in un post pubblicato proprio dallo stesso Musella ci sono i ringraziamenti anche per i suoi genitori, per avermi trasmesso, si legge nel post, fino ad oggi i veri valori della vita. E siamo quasi alla fine del nostro telegiornale, però prima di salutarci, spazio al meteo. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, cielo sereno o poco nuvoloso. In montagna, cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio, sulle coste, cielo sereno o poco nuvoloso. In montagna, cielo sereno o poco nuvoloso. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, cielo sereno o poco nuvoloso. In montagna, cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio, sulle coste, cielo sereno o poco nuvoloso. In montagna, cielo sereno o poco nuvoloso. Ed era anche il nostro ultimo servizio per questa prima edizione del nostro telegiornale. Il prossimo appuntamento con l'edizione serale delle 20:30. Grazie per averci seguito e buona giornata.